Buongiorno a tutti. Mi continuano ad arrivare richieste di come fare gli spuntoni col sac à poche. Oggi vedrò di accontentarvi. Inizierò con la bocchetta a gianduiotto, successivamente la bocchetta liscia, la bocchetta rigata ed infine la bocchetta piatta rigata. Buona visione a tutti. Gli spuntoni che vi farò vedere oggi li farò con la meringa all'italiana. Potrebbero essere fatti con qualsiasi tipo di crema, panna montata, chantilly, crema mousseline, crema al burro. Una volta chiuso il sac à poche, bisogna fare della pressione perché tutta la crema, in questo caso la meringa, si porti davanti senza avere bolle d'aria. Ok? A questo punto possiamo iniziare. Inizierò con lo spuntone classico, quello diciamo proprio della torta Sant'Onorè. Sac à poche in posizione quasi perpendicolare, leggermente inclinato, schiaccio e faccio uscire il primo spuntone. Fermo, riparto. Nel caso della Sant'Onorè ci sarebbero due file attaccate, facciamo anche la seconda. Adesso spuntoni a serpentina, sac à poche leggermente inclinato. Spuntone di traverso che si rincorre, schiaccio, lo spuntone che si rincorre, farò uno spuntone da una parte, uno spuntone dall'altra, così. Lo spuntone arrotolato su se stesso. Bocchetta rigata. Questa è la classica stellina. L'importante è tenere il sac à poche in posizione perpendicolare. Mentre se vogliamo fare lo spuntone arrotolato, facciamo così. Spuntoni che si rincorrono a goccia. Spuntoni che si rincorrono dritti, sempre a goccia. Spuntoni arrotolati in un verso solo. Spuntoni arrotolati a 8. Spuntoni su e giù. Spuntoni classici dei petit four. Meringhette. Spuntoncino diritto classico. Spuntoncino a goccia. Spuntone a goccia che si rincorre.
spuntone arrotolato. Spuntone arrotolato dritto. Spuntone a serpentina. Spuntone a 8 come abbiamo fatto prima con la bocchetta rigata. Ultimo decoro, quello classico della torta delizia, ossia l'intreccio, bocchetta piatta rigata. Faccio una striscia